Oh eccoci qua, buonasera, buonasera a tutti, buonasera, buonasera, buonasera. Ci abbiamo fatto, abbiamo avuto come sempre qualche piccolo impiccio tecnico, ma dovremmo esserci anche stasera. Buonasera, benvenuti a tutti quelli che ci hanno già raggiunto qui su Mixer. Buonasera a tutti quelli che ci stanno seguendo anche su Facebook. tanto come al solito vi saluto, ne approfitto, siamo già entrati in stanza, come potete vedere. Io intanto mi metto tendenzialmente come... Visualizzatore, almeno non do fastidio a nessuno. Buonasera a tutti, proviamo come al solito a fare un po' di test audio. Tra l'altro stasera vedete subito la prima novità: non avremo più l'immagine attorno, ma semplicemente questo mio bel faccione qui nell'angolino che vi farà compagnia un po', un po' da questa posizione invece che dalla solita posizione un pochino più al centro dello schermo. Fatemi sapere poi se vi piace, se non vi piace, se le cose funzionano meglio così o peggio. Intanto io mi sistemo, scusate che. Ho avuto un paio di problemini a condividere la diretta su Facebook e questo mi ha fatto perdere qualche secondo. Saluto a tutti quelli che stanno arrivando. Ciao Alvin, ciao Brand New, ciao Chrome, ciao Bazminator, ciao Mirage, ciao, ciao a tutti davvero, benvenuti, 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 benvenuti anche quelli che ci stanno seguendo su Facebook. Come al solito vi ricordo che io vedo la chat di entrambe, quindi se siete su Facebook su. O sugli altri canali salutatemi così vi posso salutare. Ciao TNT Palermo, benvenuti. Io spero che vada tutto bene. Come ho detto, fatemi sapere se i volumi, se le cose vi sembrano corrette così le aggiustiamo prima della partenza. Se il video vi sembra fluido, insomma, se va tutto come, come deve. Benvenuti, dicevamo, a questo sesto round del campionato AGM Sport Touring 2020. Sesto round di 10, quindi ragazzi siamo già nella seconda parte del campionato. Le cose cominciano a diventare veramente, veramente, veramente interessanti. Scusate, ho spostato la telecamera, quindi ogni tanto guardo nella posizione sbagliata, mi ci devo ancora abituare. Eh, dicevo, le cose stanno diventando davvero, davvero, davvero interessanti perché stiamo finalmente entrando nella parte più intensa, nella parte più. Ehm, come si può dire? Entusiasmante, quella più carica di tensione. Perché? Perché? Si sta arrivando alla fine. Ovviamente mancano ancora un po' di gare, diciamo. Questa è la sesta, quindi ne mancano ancora un po'. Ce ne sono 10 in tutto, quindi c'è ancora. Però si comincia davvero a sentire quella che è la pressione e eh, l'arrivo delle fasi cruciali. Fasi cruciali che ovviamente dipendono dalla classifica che mano a mano si sta andando a formare. Ma adesso ricapitoliamo un po' quello che è successo la scorsa settimana. La scorsa settimana, come al solito, si è corso. Ovviamente, noi siamo qui tutti i martedì per confrontare. Per Gareggiare, dove si è corso? Adesso ve lo dico subito perché, ovviamente, la mia memoria lascia quello che c'è un po' desiderare. Abbiamo corso da su Watkins Glen e sulle Alpstadtplatz. Come al solito, io qui mi diverto molto a pronunciare questi nomi e vi faccio vedere come sono andati i risultati. Vi metto a video, come al solito, i risultati, così li commentiamo un attimo insieme. Eh. Me li metto video intanto che aspettiamo che tutti si sistemino. Questa è la classifica definitiva pubblicata di gara 1 di settimana scorsa, quindi Watkins Glen. Vediamo che al primo posto è arrivato AGM Patrick 75, al secondo Filo 666, al terzo Mattia 3B. Ragazzi scusate, sto perdendo del 2 è fantastico. Poi abbiamo quarta posizione Tony Sicura, in quinta Alvin 89, in sesta Daniele Evans 83, settima Tennants 27, ottava Pepper SR. Nona, Demonix, decima Ironhack 88 e poi tutti gli altri. Come al solito, non sto qui a dirvele tutte perché altrimenti ci facciamo notte e ve le potete tranquillamente, ragazzi, andare a recuperare tutte sul gruppo Facebook Forza Mo Time attack, Forza Motorsport, scusate perché mi incasino sempre. Tanto così vi vado a togliere quello che è, vi dà un po' di fastidio. Questa era la classifica definitiva di gara 1. Andiamo a vedere adesso invece la classifica definitiva di gara 2 che si è corsa sulle Alpi Stadtplatz. O circuito Alpe Stadtplatz, vediamo se si vede in maniera corretta. Se ve la devo allargare un po', ma ve la allargo un po' il volo. Eccola qua. Perfetto, anche per me lo faccio, ragazzi, altrimenti non vediamo niente. Ecco qua, vi dicevamo invece: in questo caso è arrivato primo Aeron H88, seguito da TNT Palermo, terzo Patrick 75, quarto Alvin 89, quinto Tony Sicura, sesto filo 666, settimo Pepper SR. Ottavo Demonix, nono Mattia3V, decimo Tenants27, anche qui vi dico solo le prime 10 posizioni, in verde come sempre vedete chi ha fatto registrare il tempo più veloce e questa è la classifica definitiva come quella precedente che tiene conto di tutte le eventuali penalità eh, che sono state stabilite dall'organizzazione sulla base delle segnalazioni e quindi questi sono i risultati delle prime due gare, cioè delle ultime due gare corse la settimana scorsa che insieme a tutte quelle precedenti, quindi come ho detto siamo ormai al sesto round, quindi le sono già state ben 10 gare eh, diverse, contribuiscono a creare quella che è la classifica attuale. La classifica attuale che adesso vado a mettervi a schermo sarà un pochino più complicato, ma ci provo a mettervela in modo visibile, vediamo cosa riesco a fare. Speriamo sia comunque visibile, altrimenti poi ci aggiustiamo. Così vi copro anche un po' la mia faccia se non vi dà particolare fastidio. La vediamo così per stavolta. Eccola qua, ve la metto a schermo. Così no, no, non si copre neanche la faccia, bellissimo. Questo lavoro è fantastico. Ciao, ma adesso abbiamo in testa il gemme Patrick 75 con 254 punti. Poi abbiamo Tony Sicura Alvin 89, Iron Hack 88 e Filo 666, Come potete vedere, sono tutti abbastanza vicini. Sono all'arco di 50-60 punti. Se vedo bene. Più o meno è quello il risultato, quindi siamo lì, siamo tutti abbastanza vicini, ragazzi. Questo è il risultato. Vedete qui, ci sono, sono i punteggi e i risultati ottenuti in tutte le gare. Tutte queste immagini, ovviamente, tutto quello che io vi sto facendo vedere, lo potete trovare. E vi invito ad andarlo a vedere. Così vi fate un'idea anche un po' più chiara di quello che potete trovare. Lo trovate come detto, sul gruppo Facebook degli organizzatori che è Time Attack Forza Motorsport. Spero di averlo detto giusto, altrimenti me menano. Comunque vado a controllare. Così lo diciamo una volta. Io ragazzi ho una memoria che è incredibile. Sì, sì, sì. Comunque sono moderatamente convinto di dire forza, motorsport. Time Mattack Forza Motorsport, scusate niente da fare, non ce la posso fare stasera quindi andate, li trovate, li trovate tutti i risultati eh, trovate ovviamente tutto il calendario di questo, di questo campionato, trovate anche una sezione ovviamente dedicata a questo campionato, trovate anche un sacco di altri eventi che eh, gli organizzatori, che lo stesso gruppo organizza nell'arco dei mesi quindi se volete correre, se vi piacciono i loro, eh, se vi piacciono i giochi di guida, se vi piace soprattutto Forza Motorsport andate a trovarli, cercate il loro gruppo Facebook e vedrete che non ve ne pentirete assolutamente. Ora, passiamo però stasera. Dove si corre stasera? Beh, stasera, ragazzi, si va su due circuiti che sono assolutamente eh, conosciuti. Abbiamo Laguna Seca, che sarà gara 1, e Okenheim, nella versione GP, che sarà gara 2. Eh, come sempre, ci sarà prima. Di gara 1, una breve sessione di qualifica sono tre giri che si corrono sullo stesso circuito di gara 1. Quindi in questo caso si correrà sempre a Laguna Seca. Faremo tre giri per stabilire la griglia di partenza di gara 1, mentre la griglia di partenza di gara 2 verrà stabilita dal, eh, dall'ordine di arrivo di gara 1, ma con le prime 10 posizioni invertite. Questo cosa vuol dire? Che chi arriva primo in gara 1 parte decimo in gara 2, chi arriva decimo in gara 1 parte come primo in gara 2, e ovviamente chi sta in mezzo. Di conseguenza, mentre dalla posizione 11 alla fine il risultato, eh, senso, le posizioni non cambiano quindi il, quello che viene. Risultato ottenuto è quello che poi ci si porta dietro la gara seguente. Buonasera anche a Alvin. Ecco che intanto state arrivando tutti. Come sempre, io vi saluto, saluto anche chi ci sta seguendo su Facebook. Siamo un po' siamo un po stasera. Quindi, io saluto anche tutti quelli che ci stanno guardando sul gruppo Facebook eh, direttamente su Time Attack Forza Motorsport, quelli che ci guardano sul gruppo Facebook, eh, Xbox Italia, perché l'abbiamo condivisa anche lì. Quindi, benvenuti anche a coloro che ci stanno guardando lì. Come sempre, prima di iniziare,. Io vi dico, se vi va lasciate un follow al mio canale su Mix raggiungeteci, trovate il link anche su Facebook, venite a trovarmi qui, salutateci in chat così interagiamo un po' e lasciate un follow al mio canale così mi aiutate ad arrivare ai 300 follower, vorrei arrivarci a breve, quindi il vostro aiuto sicuramente eh, è fondamentale in questo senso. Ora, entriamo un po' più nel dettaglio di stasera, si parte, abbiamo detto, vado a cercarmi anche io le pagine così vi do le informazioni corrette, dalla Laguna Seca. La Laguna Seca sarà gara 1, faremo 20 giri. Ciuti dei tagli di qualifica mentre ad Okenheim saranno soltanto 16 giri. Ovviamente, ciuti di laguna secca è un po' più breve, quindi ci sta che ci sia qualche giro in più. In entrambi i casi, non sono eh, previste soste obbligatorie box. Quindi, i piloti sono liberi di gestirsi in totale autonomia questa parte strategica. ecco che intanto ci siamo. Stiamo già partendo per la sessione di qualifica. Allora, io vi elimino il mio bel faccione. So che vi stavate divertendo, ma Avremo anche modo di vedervi dopo e ci buttiamo subito nel commentare la prima sezione di qualifiche. Insomma, la, non la prima, la sessione di qualifiche di stasera. Una puntualità quasi disarmante, ragazzi, stasera. Non ero, non ero preparato. Davvero non ero preparato per questa, per questa puntualità. Eccoci qua che si parte, vediamo che è Bemba 88 a fare da apripista. Facciamo così, noi intanto come al solito ci mettiamo un pochino delle informazioni. A schermo che ci interessano, quindi ci mettiamo i tempi sul giro, poi ci mettiamo le statistiche, così vediamo subito chi è che fa il giro migliore e iniziamo a chiacchierare su quello che potrebbe essere l'andamento di, di questa sera. Eh, questo sesto round è orfano di Giandazzo, dobbiamo dirlo perché ci sta. Purtroppo Giandazzo, dopo aver fatto registrare dei buoni risultati, ma essere stato anche vittima di molti. Molti problemi tecnici dovuti alla connessione, non è purtroppo, ha preferito ritirarsi dal campionato, un pochino lo, lo comprendo perché è stato brutto anche da parte mia vedere che si doveva ritirare, comunque vedergli perdere, vederlo disconnettere, vederlo crashare quando magari era in prima posizione o stava comunque combattendo per stare tra i primi, magari a pochi, pochissimi eh, giri dalla fine, quindi lo capiamo. Stasera, cosa, cosa possiamo vedere? Beh, cercheremo di capire se chi sta guidando attualmente la classifica eh, sarà effettivamente in grado di, eh, di continuare a portare avanti questo risultato. Quindi, vedremo se chi sta dominando la classifica riuscirà a mantenere risultati oppure no. Questo sarà sicuramente qualcosa da, da vedere. Adesso vediamo. Le prime, le prime vetture stanno iniziando ad arrivare verso la parte finale. Insomma, i primi hanno già superato il cavatappi e si, si apprestano a raggiungere il rettilineo finale. Ecco, qua, l'ultima curva sulla sinistra. E poi ci si butta sul rettilineo finale. Vediamo un vediamo in attimo. Innanzitutto, quali tempi faranno registrare? Così iniziamo a capire come si andranno a posizionare sulla griglia. Intanto, ovviamente, Bambas fa registrare il tempo migliore, ma. Cerchiamo di capire cosa succede, passano sul traguardo. Infatti, Demonix comincia ad abbassare i tempi. Si scende già sotto l'1,38. Siamo sull'1,37,749. 1,35,660 per Aeronac 88. Quindi scende notevolmente il tempo. Vediamo, vediamo. Cominciano a sfilare un pochino tutti. Ronan Spear scende già sotto il muro dell'1,35. Siamo a 1,34,786. Quindi. Iniziate a capire di che pasta sono fatti i piloti in gara stasera. Vediamo, vediamo. Intanto, li vediamo passare tutti quanti sul traguardo. Tanto noi continuiamo a rimanere su Benva 88, giusto per non perdere, poi magari ci spostiamo. Ecco che zaffo con un colpo così quasi all'ultimo si mette in mano. Ma subito arriva filo 666 che gli strappa la. Quantomeno la pole provvisoria dopo un giro con 1.33.433. Questo è il tempo migliore che è stato fatto registrare finora. Ora andiamo a capire come si sono posizionati. Vediamo un po' qual è la classifica provvisoria in questo momento. Abbiamo al primo posto Filo666, poi Tony Sicura, Zaffo e Ronald Spear. Poi TNT Palermo, Ironhack88, Daniele Evans e Alvin89. Poi Pepper SR, Demonix, Alpheus, Bemba 88 poi NGP Fabio Emes, Bazvinator, Clio Angelo, Buntac Knight, Tennis27, Attilazeus, Barone Alfi, Patrick75. Intanto stanno iniziando a passare nuovamente sulla... Sul traguardo, quindi è possibile che ci siano dei cambi e delle modifiche. Adesso andremo a vedere. Non c'è una sfilare. Per ora nessuno riesce a fare meglio di filo 666. Che ha comunque fatto registrare un tempone. Eccolo qua. Aeronac 88 arriva e scende. Sotto l'1,33. Di poco 1,32 903. Però intanto è sceso sotto il muro dell'1,33. Vediamo se qualcun altro riuscirà a fare meglio. momento nessuno sembra essere riuscito a fare meglio però si sono divisi un po' in due tronconi quindi adesso ne vedremo sfilare un po' rapidamente sul traguardo quindi è possibile che qualcuno faccia registrare un tempo migliore, vediamo che passano li vedete dalla minimappa in basso a sinistra eccolo qui, Zaffo 1.32.374 sembra avere davvero un una marcia in più Zaffo in questo momento ora vediamo se al passaggio qualcuno riuscirà a fare meglio filo 666 non riesce forse adesso a far registrare un tempo migliore? No, effettivamente no. E infatti, per ora è Zaffo 07 a portarsi a casa la pole dopo due giri di qualifica. Vedremo cosa riusciranno a fare con questo terzo giro. Intanto, ricapitoliamo le posizioni: <coughs> abbiamo in prima posizione Zaffo, in seconda Filo 666, in terza Tony Sicura, in quarta AeronH 88, poi Tennent 27 Patrick 75, Alvin 89, Ronald Spear. Benva 88, Buntac Knight, Pepper SR, TNT Palermo, Daniele Evans, NGP Fabio Evans, Buzzbinator, Clio Angelo, Zaffo e basta. Queste sono le posizioni fino adesso. Vediamo che stanno passando per questo terzo passaggio sul, sul traguardo. Vediamo se qualcuno riuscirà a migliorare il tempo di Zaffo oppure no. Però siamo sempre sull'1.32.374 fatto registrare da Zaffo. eh vediamo che mano a mano tutti i piloti stanno passando sul traguardo però nessuno riesce a fare meglio di zaffo che ha fatto registrare un tempo secondo me molto 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 buono vediamo se qualcun altro magari filo 666, riuscirà a migliorare ancora un po' il suo tempo che da insomma, prima aveva fatto registrare veramente un tempo adesso purtroppo come al solito vedete che Forza Motorsport non gestisce bene questo momento, quindi i tempi si vanno un pochino a mescolare. L'impressione comunque è che Zaffo. Nessuno sia riuscito a rubare la, la pola zaffo perché mi sembra di vedere che il suo fosse stato sempre il miglior giro. In effetti è così, quindi è, è presumibile che le cose siano rimaste più o meno invariate. Io intanto vi rimetto il mio fantastico faccione a schermo. Qui torniamo qui nella sala di attesa e ci prepariamo alla gara. Nel frattempo, io come al solito attendo speranzoso che gli organizzatori mi facciano avere la classifica eh, di questa sessione di qualifiche, così da poterla commentare insieme e farvela vedere e non doverci andare a infilare in, in quel ginepraio di numeri e di tempi eh, che ci viene mostrato invece dalla, dal sistema in automatico essendo noi dei semplici spettatori in questo momento ne approfitto intanto per salutare tutti quelli che ci stanno guardando sia qui su Mixer che su Facebook grazie mille per essere con noi grazie a tutti quelli che ci stanno raggiungendo un po' per volta ciao Godfado69 ciao Bart Goldstein Ciao, vabbè, a tutti quelli che stanno correndo e comunque ci guardano. Quindi, ciao Daniele Evans. Eh, ciao Alvin che ho già salutato. Ciao a Golli Gigai, ma. Benvenuti a tutti, grazie per essere qui con noi. Come al solito, se vi va, lasciate un saluto, anche un semplice ciao, delle sparks, qualcosa in chat così io so che ci siete. Ciao Miragiotto, benvenuto. Ciao ciao, vedete che almeno possiamo interagire un po', ce la commentiamo anche un po' insieme, ragazzi. Scusate se continuo a guardare a destra, me la forza l'abitudine. Dopo tanti mesi ho spostato la webcam in maniera frontale. Quindi adesso ho delle difficoltà a ricordarmi dove è posizionata. Nonostante ci siano delle belle luci eh, che mi diano, mi, dan, mi ricordano dove devo guardare, ma non è così semplice. Io intanto continuo a tendere Fiducioso che mi arrivino delle. Eh... Oh, eccolo qua, eccoli qua, eccoli qua. Vediamo, stanno arrivando, ce l'abbiamo quasi fatta. Vediamo cosa ci sta mandando. Vediamo se è questa è quella che mi interessa. Se è il primo. Oppure no? Sì, stavolta sembra di sì, quindi riusciamo, attenzione, a vedere in diretta la classifica. Attenzione, quindi questi sono i risultati della sessione di qualifiche. Quindi, in prima posizione abbiamo Zaffo07, in seconda Filo666, in terza Tony Sicura, poi Tenets27, Ronald Spear99. Aeronac 88, TNT Palermo, Buntag Knight, Benvas 88 e Alvin 89, queste sono le prime 10 posizioni, attendiamo intanto che mi arrivi la seconda vediamo, uh, parte della classifica, eccola qua che arriva adesso adesso, quindi la dovremmo riuscire a vedere proprio in tempo reale Perfetto, stasera sembra funzionare tutto alla grande, ottimo così. Quindi, undicesima posizione abbiamo Patrick 75, dodicesima Demonix, tredicesima Pepper SR, quattordicesima Daniele Evans 83, quindicesima Buzz Minator, sedicesima NGP Fabio Evans, diciassettesima Attila Zeus. 18. Alfios, 19. Clio Angelo, 20. Il barone Alfi. Quindi questa è la griglia di partenza di gara 1. Adesso diamo, come sempre, un po' di tempo agli organizzatori, ai piloti di prepararsi perché ovviamente devono andare a sistemare gli assetti e agli organizzatori di eh, sistemare la griglia di partenza eh, manualmente per partire per la prima gara. Come vedete, hanno iniziato a cambiare, a spostarsi per... Nella, con le impostazioni corrette, quindi vedete i 20 giri come abbiamo detto, che, eh, su, sui quali si svolgerà gara 1. Quindi, intanto eh, loro si preparano. Noi eh, continuiamo a chiacchierare. Io vi ricordo che eh, per questo specifico campionato, gli organizzatori hanno selezionato un, un ventaglio di 20 auto differenti. E, con, mh, inserendo questa regola, i piloti non possono utilizzare la stessa auto. in in, in più di una gara, quindi cosa vuol dire? Che i piloti stanno continuando a cambiare auto nel corso eh, delle gare. Chi corre tutti gli eventi quindi corre, eh, tutte e 10 round. Ogni round che possa due gare, quindi 20 gare, deve utilizzare tutte queste 20 macchine. La lista completa, come sempre, la trovate sulla pagina del ehm, del, del gruppo, c'è tutta la lista delle macchine che sono state selezionate dai, dagli organizzatori, quindi vedrete che andranno a modificarsi anche tra gara 1 e gara 2, vedrete delle differenze, vedrete che cambieranno auto perché ognuno sta scegliendo strategicamente quale macchina utilizzare in ogni evento per cercare di avere il, la meglio e ottenere risultati migliori. Tanto io ne approfitto. Scusate un attimo, mi eh, disseto un attimo, intanto che c'è questo momento di pausa. dicevo fatemi poi sapere se preferite questa visuale rispetto a, a quella precedente in cui c'era anche insomma, lo sfondo della stanza fatemi sapere se vi piacerebbe l'idea di avere la mia immagine anche durante le gare o seppure pensate che possa darvi fastidio sono tutti consigli eh? quindi io accetto tutto stiamo ragionando anche in, in previsione di futuri campionati di futuri eventi quindi tutto quel, tutta esperienza che riusciamo a raccogliere tutti i feedback che riusciamo a raccogliere in questo campionato poi li potremo usare in futuro per migliorare la, la qualità io continuo, infatti ne approfitto per tutti quelli che ci stanno guardando anche su Facebook, sul gruppo Facebook Pops Italia. Grazie a tutti, grazie per essere arrivati. Eh, dicevamo, in questo momento abbiamo visto che comunque più o meno sono stati un pochino, non dico confermati i risultati, però abbiamo visto comunque nelle prime posizioni esserci eh, dei nomi noti. Abbiamo visto Zaffo, abbiamo visto sicuramente Tony Sicura. Abbiamo visto filo 666, quindi stanno continuando a portarsi avanti e, e a mantenersi in, insomma, in media rispetto ai risultati che hanno fatto ottenere. Poi, come abbiamo già visto, però ogni gara è un pochino a sé perché eh, qui probabilmente è un po' più difficile. Abbiamo visto due round un pochino complicati sotto il punto di vista insomma, della. Degli spazi, dei sorpassi perché le piste erano strette, i sorpassi erano complicati. Abbiamo visto tanti incidenti, tanti, anche tanti piccoli problemi nei fasi di, di doppiaggi, cosa che. Presumibilmente stasera su questi due circuiti non dovrebbe esserci, si tratta di circuiti un pochino più aperti, un pochino più ampi, quindi io mi aspetto di vedere un po' meno problemi da questo punto di vista e anche qualche sorpasso in più perché effettivamente qui c'è tanto, tanto margine, vedremo anche come per esempio qui in Laguna Seca come vorranno sfruttare eh, il famoso Cavatappi e quanti si avventureranno in, in un sorpasso in quella zona, lo, lo scopriremo. Di solito i piloti non si fanno mai mancare nulla e, e ci lasciano sempre... Insomma, si fanno sempre vedere delle gare interessanti. Sono convinto che anche stasera sarà così. Ci, mi informano in chat che siamo pronti per partire, quindi direi che ci siamo. Eccoli qua. A breve, io intanto vi tolgo il mio simpatico faccione di mezzo. Andiamo a rivedere. Dicevamo. Partirà in pole position Zaffo, seguito da Filo 666, da Tony Sicura, da tennis 27, Ronan Spear 99, Ironhack 88, TNT Palermo, Bunta Knight, Benvass 88 e Alvin 89. Queste sono le prime 10 posizioni, poi abbiamo Patrick 75, Demonix, Pepper SR, Daniele Evans 83, Minator, Fabio Evans, Attila Zeus, Alfius, Clioangelo e il Barone Alfi. Siamo in 20, anzi sono in 20, queste sono le 20 posizioni. E l'ordine di partenza di questa gara 1, si parte! Tanto io profitto per salutare Hasaya che ci ha appena raggiunto, benvenuto! 16 Door 474 che ci ha raggiunto, benvenuti, welcome! Se non siete italiani, state qui con noi, godetevi questa fantastica gara! Eccoci qua, si parte! Vediamo Zaffo07 che parte per primo, parte dalla pole, vediamo cosa succede in fondo qui alla staccata, vediamo chi esce per primo. Guardiamo così, intanto Zaffo è davanti, vedo che qualcuno è andato largo, vediamo, Zaffo rimane davanti, poi vedo Tony sicura che sta cercando di infilarsi dietro, piano piano si stanno un pochino dando battaglia, allora andiamo a vedere, cambiamo un attimo la telecamera, passiamo alle visuali di gioco così ce la godiamo un po' meglio, abbiamo qui davanti il buon Zaffo, seguito da Filo666 e da Tennis27, queste le prime tre posizioni. Zaffo07 che sta subito mettendo in mostra una grande aggressività e una grande voglia di distanziare gli avversari perché, come vedete, sta cercando subito di fare la differenza vedremo se. Questi due signori qua dietro riusciranno a stargli dietro oppure no Andiamo poi a vedere cosa succede dietro Perché abbiamo in quarta posizione Buntak Knight Andiamo da lui a vedere cosa sta succedendo Nella retrovie. vedete che stanno già prendendo un po' di margine I primi tre là davanti In quinta posizione abbiamo Ronald Spear E poi subito dietro abbiamo TNT Palermo e Aaron H88 Che si stanno dando battaglia Andiamo da loro, andiamo subito a vedere cosa stanno combinando Questi due ragazzacci, eccoli qua Primo passaggio al cavatappi E primi scambi di cortesia tra i piloti Vediamo TNT Palermo in settima posizione. Dietro di lui c'è Tony Sicura, E seguito a ruota da Patrick 75. Quindi queste le posizioni, fino alla 9. Dietro ancora non riesco a vedere chi è. Ah, quello lì, Daniele Evans, 83. Queste qui sono insomma le prime 10 posizioni. Adesso le ricapitoliamo insieme. Abbiamo davanti Zaffo 07, poi Filo 666, Tenets 27, Buntak Knight. Ronald Spear, Ironhack88, TNT Palermo, Tony Sicura, Patrick75 e Daniele Evans. Queste le prime 10 posizioni. Eh. Andiamo a vedere qui perché il punto fondamentale adesso mi sembra qui. Vedo Bunta Knight e Ronald Spear abbastanza eh, aggressivi. Ma anche là dietro Tony Sicura si infila all'interno di TNT Palermo. Ragazzi, là dietro sta succedendo l'impossibile. Andiamo a vedere andiamo a vedere cosa succede. Ecco qui che TNT Palermo risponde a Tony Sicura. Si toccano un po', rischiano anche di darsi fastidio un pochino se lo danno. Perché vedete che là davanti ne approfittano ne... e anche qui dietro. Il Patrick 75 cerca di buttarsi dentro per soffiare l'ottava posizione, non ce la fa e quindi rimane dietro. Ma comunque si sono avvicinati tutti. Quindi un pochino, vedete, la... hanno preso un pochino di distanza da quelli davanti. Sì, sì, hanno fatto un pochino di bagare e questo li ha penalizzati sicuramente. Vediamo adesso cosa vogliono fare. Tony Sicura sembra avere intenzione di superare TNT Palermo, vediamo se gli passa all'interno, no, TNT Palermo tiene, stacca forte, va sull'esterno, riesce a resistere, vediamo cosa succede in fondo al cavatappi, vediamo, vediamo chi ne approfitta, Patrick75 lì, è lì che li studia, Tony Sicura non se la sente di rischiare e invece sì, prova a passare all'interno, ma TNT Palermo resiste, nessuno riesce a approfittare e TNT Palermo è ancora ancora davanti. Vediamo cosa succederà adesso nei prossimi passaggi: se riusciranno a recuperare qualche posizione oppure no e a riavvicinarsi al gruppo di testa. Gruppo di testa che ha già un bel vantaggio. Si appoggia un pochino, Tony Sicura cerca un pochino di far sentire la sua presenza alle spalle di TNT Palermo ora vediamo se tenterà di sferrare un attacco qui TNT Palermo un pochino cerca di difendere la propria posizione stringe un pochino si toccano va un po' largo TNT Palermo va sullo sporco è costretto a frenare un po' più forte Daniel Evans intanto con una manovra decisa scippa la decima posizione. La nona posizione poi entra anche Demonix, però vanno larghi si portano fuori questo sicuramente verrà rivisto dagli organizzatori sono convinto che ci sarà una sanzione o quantomeno una insomma, uh, un controllo da parte degli organizzatori per capire se è successo qualcosa Daniele Evans intanto supera non è sicura che per qualche strana ragione ha avuto come un, insomma, un momento di distrazione forse ha avuto un piccolo problemino tecnico andiamo a vedere cosa succede davanti davanti c'è sempre il buon Zaffo che è partito in testa e prosegue seguito a ruota da filo 666 che sembra essere l'unico al momento a potergli eh, dare fastidio, eccolo qua, anzi lo vediamo proprio in diretta, gli fa subito capire che non è la serata di, di por per portarsi a casa una, una vittoria facile perché lui non ha nessuna intenzione di mollare l'osso e là dietro Tennis27 che nonostante non riesca a tenere il passo degli avversari però comunque cerca di rimanere lì nel caso succedesse qualcosa e si potesse approfittarne, vediamo ora se anche dalla visuale di Fio666 se ci sono le le possibilità o cioè c'è un'opportunità di tentare un sorpasso in realtà sono molto molto lontani in questo momento ci prova con una staccata si sì, si avvicina ma ovviamente non c'è assolutamente lo spazio per poter provare un attacco quindi vedremo cosa succederà dopo Tanto scorriamo la classifica andiamo a vedere qui in quinta posizione c'è Ironhack88 che è qui con Ronaspir99 non sono vicinissimi però diciamo che si mantengono a contatto ecco non non hanno perso completamente di vista la testa della corsa, non è quindi insomma, non è da escludere che possano esserci dei cambiamenti magari nelle, nelle fasi successive della gara. Andiamo a vedere in questo gruppone che si è formato dopo tutta la, la bagarre, si è formato questo gruppone, gruppone guidato in questo momento da Daniele Evans83. Che è seguito da Alvin 89. Poi vediamo Benvas che supera. Proprio in questo momento. Toni sicura. E, si e va in decima posizione. Poi va a largo. Toni sicura che perde anche un po' il posteriore. Andiamo a vedere perché lì. È lì che si sta comunque combattendo. Davvero tanto. Demonix passa in decima posizione e si porta dietro Patrick 75. Ora però si stanno avvicinando al e Quindi, qui tutto può succedere, signori. Tutto può succedere. Vediamo che si toccano. Tony, Sicure è costretto a mollare un attimo. Pepper SR ne approfitta e si porta in dodicesima posizione. Passano tutti qui al cavatappi. Non ci sono sorpassi degni di nota. Ma adesso Patrick 75 ci riprova. E scippa la decima posizione a Demonix. Poi si tocca un po'. Ne approfitta Pepper SR che arriva in undicesima posizione così. Tony Sicura in questo momento preferisce stare dietro. Non vuole rischiare, non vuole essere coinvolto in questo continuo scambio di cortesia. Ecco, Infatti, che Demonex e Pepper SR si toccano. Niente di che, però comunque c'è un contatto. E anche Tony Sicura va un attimo a, a, a sbattere contro i suoi avversari. E perde anche qui la dodicesima posizione. La tredicesima, finisce in quattordicesima posizione. Sta lentamente scivolando nelle retrovie. Povero Tony Sicura, intanto vediamo che Benva 88 tenta il sorpasso su Demonix, Demonix che però resiste, almeno per il momento, almeno da quello che riusciamo a vedere. Eccola, si spingono, si portano anche sull'esterno. <coughs> ecco che Tony Sicura ne può approfittare e si riporta in dodicesima posizione. Dietro di loro cosa sta succedendo? In quindicesima posizione abbiamo Clio Angelo, poi nelle retrovie abbiamo... NGP Fabio Evans, dietro di lui ci sono Barone Alfi, Buzz Minator, Alfios e in ultima posizione. Non vedo c'è Attila Zeus, questo gruppo che chiude la classifica. Sono tutti vicini, anche qui non si risparmiano. Però al momento non vedo, non vedo situazioni particolarmente interessanti. Mi riporto sulla testa della gara. Intanto ne approfitto. Saluto tutti quelli che stanno passando in questo momento. Quindi Sartsphere, Mancrave, Italia Noob. O oh, Dog1979, benvenuti, benvenuti tutti, benvenuti anche a tutti quelli che ci stanno seguendo su Facebook. Tanto stiamo per concludere il quinto giro. Insomma, stiamo, stanno Zaffo07 sta per concludere il quinto giro. Lui è sempre in testa. È partito dalla prima posizione e continua a eh, mantenerla. Ed è sempre seguito da Filo666 e da tennis 27 che non lo mollano, non gliela vogliono dare vinta adesso. Vogliono fare. Vogliono cercare di resistere. Stanno resistendo con i denti e con le unghie. Perché Zaffo sta sicuramente facendo registrare dei temponi. Intanto io vado a vedere i distacchi. Così ci facciamo un'idea. E vedo anche chi è che ha fatto il girare il miglior giro. Però ora l'ha fatto registrare. la Rollinspear 99. Mentre la velocità massima è di Tony Sicura. Dicevamo, andiamo a vedere cosa sta succedendo qui. Vedo che al momento ci sono Daniele Evans e Alvin89 il gruppo si sta un pochino eh, spezzettando quindi cominceremo a vedere dei duelli singoli piuttosto che dei duelli di gruppo intanto vediamo Alvin89 che tenta di superare in qualche modo il nostro Daniele Evans83 non ce la fa ma sicuramente ci riproverà a breve perché i due sono molto 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 vicini a quello qua vedremo se succederà qui al cavatappio oppure no spostiamoci su Alvin89 così magari la vediamo da una posizione migliore in questo momento Eccolo qui, studia l'avversario, cerca di capire se c'è lo spazio. Daniele Evans poi chiude, cambia traiettoria, gli chiude, la porta in faccia. Ma eccolo qui che ci riprova. Alvin 89 si spingono un pochino in uscita, ma niente da fare. Sono costretti tutti e due a rinunciare e a rimettersi eh, in fila. Ma eccolo qui, ci prova, ci prova qui, vediamo se riesce a chiudere la curva. Sembrerebbe di sì, va forse un filo largo. Daniele Evans tenta poi di approfittarne all'esterno e da dietro arriva Patrick 75 che. Un pochino furbamente si butta, si appoggia un pochino a Daniele Evans e tenta di soffiargli la nona posizione, ce la fa e li vediamo adesso, sono arrivati praticamente appagliati sul traguardo. Però adesso c'è davanti Patrick 75, vediamo se Daniele Evans tenterà di rispondergli no perché Patrick 75 è bravo, gli chiude ogni possibilità di sorpasso e quindi niente da fare, almeno per il momento, per il buon Daniele Evans 83. Andiamo a vedere qua dietro Pepper SR cosa sta combinando. Lui è qui che tiene a bada Tony Sicura. Tony Sicura che adesso si è eh, posizionato stabilmente in dodicesima posizione. Dopo aver un pochino perso varie posizioni nei primi giri, adesso sembra essere stabile in questa posizione. Vediamo se riuscirà a mantenerla da qui alla fine. Andiamo un po' qui, io vedo che c'è questo gruppo di tre che potrebbe regalarci delle emozioni, sono Butt Knight, Aero 88 con la spia 99, li abbiamo beccati qui sul cavatappi. Fantastica questa livrea dorata, non mi dà neanche troppo negli occhi, devo dire, effettivamente non dà neanche fastidio alla vista. Speriamo solo di non prendere qualche riflesso, altrimenti rischio di diventare davvero più cieco di quello che già sono. E vediamo qui, combattono insomma per la quarta, quinta e sesta posizione. IronHack 88, secondo me, ha intenzione di provare un sorpasso. Adesso andiamo a bordo con Rona Spear, così non ci perdiamo nulla e vediamo cosa succede. Niente da fare, si avvicinano, provano a staccare. Ma Buntak Knight comunque stacca molto, molto tardi. Li tiene a bada. Non hanno veramente lo spazio per tentare un sorpasso, quindi niente da fare per il momento, ma sono molto, molto minacciosi. Torniamo tra i primi tre di testa, perché sembra che piano piano si stiano avvicinando. Eh. Filo 666 è sempre lì: è sempre attaccato, è sempre franco bollato agli scarichi Zaffo 07, non vuole farlo scappare. E anche tennis 27 sta facendo un po' più di fatica, ma è lì, è lì, non vogliono davvero lasciarlo andare via. Zaffo07, che è partito indemoniato stasera, non, non molla niente, non ha ancora sbagliato nulla, non ha mollato un centesimo. Attenzione che ci prova intanto. Filo667 tenta anche con un po' di forza bruta. Di scippare la prima posizione a Zaffo 07, ma non ce la fa. Zaffo 07 resiste stoicamente a questo attacco. Non proprio in punta di fioretto, come si suol dire, è entrato un pochino convinto, ma comunque dal mio punto di vista regolare. Eccolo qui, eccolo, eccolo che ci prova. Prova lungo. Ma ovviamente lungo e porta un po' fuori zaffo 07. Questo permette a Tennesse 27 di rifarsi sotto. Eh, Filo 6-6-6 così. È riuscito a scippare la prima posizione a zaffo 07. Però è evidente che i due abbiano comunque perso terreno. Ora allora zaffo tenta. Tenta di capire se c'è lo spazio. Non c'è. Però va un po' largo filo 666. Lascia forse lo spazio a Zaffo per rientrare. No, non ce la fa. Andiamo a bordo con Zaffo. Vediamo se tenterà di recuperare oppure no. Eccolo, eccolo che si rinfila alla prima occasione utile e sorpassa nuovamente filo 666. Che Però sta lì, non molla. in tutto questo, Tenet 27 gongola perché semplicemente per questa magar lui è ritornato al centro dello scontro, con la possibilità di, di ritrovarsi così catapultato, magari in secondo, perché no? In prima posizione. Andiamo, sono un po' di caricamento, ogni tanto ci fa questi piccoli scherzi, forza motorsport. Mamma mia, come sono vicini! Andiamo a vedere a bordo con Tenet 27. E intanto saluto JP JPBad4 che ci ha raggiunto. Benvenuto, ciao o Welcome come preferisci stasera così internazionali anche stasera uh, mamma mia ragazzi che fastidio quando fate così eh. quando Forza Motorsport fa questi scherzi è fastidiosissimo ci fa perdere il cavatappi speriamo sia solo un problema temporale intanto Filo 666 sta provando nuovamente a rimettersi davanti ce la fa ce la fa vediamo se riuscirà a mantenere questa posizione per qualche curva almeno perché Zaffo 07 non vuole cedere nulla. Eccolo qua che infatti gli passa davanti, però poi va un po' largo. Non riesce a trovare la corda della curva e si ritrova quindi costretto a mollare un po' il, eh, il gas per rientrare. Tanto Tels 27 tenta questo sorpasso così. Avventuroso passa talmente stretto che va a urtare il muretto dei box, ma presumibilmente senza. Eh, conseguenze si ritrova così in seconda posizione dietro filo 666. Ecco quindi che è bastato poco per far cambiare completamente il podio in questo momento. Vediamo filo 666 in prima posizione, seguito da Tenens 27 e Zaffo 07. Ora vediamo se si daranno un attimo di tregua i tre oppure se continueranno a battagliare così. Se ci danno un attimo di tregua, magari torniamo a vedere cosa succede anche nelle retrovie oppure no. Allora, Italia Nubi, cioè, si tratta del round, sesto round del campionato AGM Sport Touring 2020, quindi una competizione organizzata su 10 round, ogni, ogni round sono due gare. Questa che stai vedendo è gara 1, è il campionato organizzato dal, dal gruppo Facebook eh, Time Attack Forza Motorsport. Quindi, se sei su Facebook, vai a cercare che lì scopri tutti i dettagli. Poi, magari nella pausa ti dico anche qualcosina in più. Tu, intanto, resta con noi, così non ti perdi nulla. Vediamo intanto dietro perché Zaffo dopo aver dominato sta scivolando lentamente e vede Buntak Knight arrivare sempre più minaccioso. Eh? Perché come vedete Buntak Knight si sta facendo davvero sempre più vicino. Sta recuperando piano piano terreno anche per via della bagarre dei, dei continui sorpassi che hanno fatto i tre là davanti negli ultimi giri. E piano piano sta ritornando sotto e si sta portando dietro l'Aeron H88. Eh? Mentre Buntak Knight... Assolutamente riconoscibile per via di questa livrea che potrei definire molto, molto, molto sobria. Vediamo che si sta ricompattando il gruppo di testa e sono convinto che ne vedremo delle belle nei prossimi giri. Intanto andiamo a vedere cosa succede dietro: perché abbiamo in sesta posizione Tianetti Palermo, in settima Patrick 75, in ottava Alvin 89, nona Tony Sicura, decima Daniele Evans, undicesima Pepper SR. Vediamo qui: i due sembrano abbastanza vicini. C'è anche Demonix con loro. Quindi abbiamo tre piloti davvero in un, una manciata di metri. Vediamo cosa succede, eh. Se cercano di darsi fastidio l'uno con l'altro oppure no. Mettiamoci a bordo con Demonix così abbiamo la visuale di tutti e tre. essere sembra voler provare un attacco. Sembra voler surpassare Daniel Evans, 83. Però non trova lo spazio. Vediamo qui se riuscirà qui oppure se vorrà provarci quando arriveranno al cavatappi però non abbiamo visto grandi sorpassi in quella zona ma è sicuramente un buon punto dove cercare di mettere in difficoltà gli avversari tanto io saluto J che ci ha raggiunto ciao benvenuto eccoli qua che arrivano al cavatappi niente da fare però nessuno dei tre nessuno dei due insomma che sta inseguendo daniele evans trova lo spazio per cercare un sorpasso. quindi si conclude in un nulla di fatto poi Dietro il gruppo si è un pochino smembrato perché mi sa che ci sono stati sicuramente dei crash perché ora ci sono 18 piloti e non più 20, quindi i caricamenti che abbiamo visto prima dipendevano da questi. Non so se abbandoni o crash, ma sicuramente abbiamo perso due piloti. Intanto vediamo PepperSR che tenta un sorpasso su Daniele Evans. Eh sì, andiamo con lui, andiamo a vedere più da vicino cosa sta tentando di fare perché Daniele Evans risponde eh, a tono e si rimette davanti. Ma ci ha provato, eh, sicuramente ci ha provato e sono convinto che ci riproverà ancora mentre siamo già entrati abbondantemente nella seconda metà di gara. Siamo al dodicesimo giro di 20 di questa gara 1 del sesto round del campionato AGM Sport Touring 2020. Eccoli qua, vediamo se tenterà di attaccarlo in questa fase un pochino più lento, se Cercherà di metterlo in difficoltà in salita perché qui Daniel Evans sembra avere qualcosina in più, riesce a prendere un po' di margine. E forse è proprio Pepper SR che soffre perché anche Demonix si rifà sotto con una buona facilità. Quindi, è più... sembrerebbe essere un pochino un punto debole di Pepper SR che invece qui sfrutta bene la curva, sfrutta bene la scia. Vediamo se ci prova. Daniel Evans, però, non si lascia fregare. Chiude bene la traiettoria. Uh, vanno un po' lunghi entrambi. Hanno staccato molto lungo entrambe. Pepper SR per un attimo va avanti, Riesce a mettere il muso davanti. Ma poi è completamente sullo sporco. Deve cambiare idea e rimettersi dietro. Daniele Evans. Che ora però soffre. Soffre perché Pepper SR ci riprova ancora e stavolta ce la fa. Si mette davanti. Vediamo se riesce a chiudere bene. Daniele Evans non ci sta. Non ci sta. Gli si rimette davanti per un secondo. Poi no. Eh, ma adesso va lungo. Va lungo sicuro. Infatti, eccolo qua. Va lungo e Daniele Evans torna in decima posizione. Da Demolix non ce l'ha fatta neanche lui ad approfittare di questo momento. Si è, è rimasto lì. Vediamo se ci proverà adesso oppure no. Eh, ma non riesce a rimanere a contatto. Perde un po' su quel rettilino. Daniele Evans 73. Poi va molto, molto largo. Adesso tenta di richiudere. Non riesce a approfittarne. Pepper S.R. che va anche un po' fuori sullo sporco. E ora sì che Demolix ne approfitta. E si mette lui Sulle tracce di Daniele Evans 83 Almeno per un momento Perché poi in uscita non sembra così convinto Demonix E infatti PepperSR gli si rifà Sotto Vediamo se riesce a superarlo oppure no Chiude, chiude bene lo spazio Demonix Intelligentemente da questo punto di vista Però non potrà funzionare Per sempre così Vediamo se riuscirà o se riesce a tenerlo dietro ancora a lungo perché Pepper PepperSR in questo momento mi sembra un pochino più veloce rispetto a Demon però magari è un'impressione mia, però sono convinto che abbia qualcosina in più. Vediamo un attimo cosa riesce a fare. Mentre siamo nel tredicesimo, ormai siamo arrivati, stanno passando sul traguardo, hanno iniziato il quattordicesimo giro, quindi siamo quasi alla fine del, di questo di questi tre quarti di gara quindi, per entrare nell'ultimo quarto mettiamola così, niente da fare qui si studiano, è un momento di studio stanno cercando di capire dove superare noi andiamo a vedere cosa è successo davanti in questo momento in prima posizione c'è Filo666 che ha preso un buon margine devo dire sugli inseguitori, è riuscito a mettere un po' di metri tra se stesso e gli inseguitori così da stare un pochino più tranquillo sono comunque lì però Può respirare. Seconda posizione abbiamo Tenetz e poi Zaffo 07, quindi più o meno come li avevamo lasciati, semplicemente un po' più distanziato il gruppo degli inseguitori, ma niente è cambiato. Vediamo sempre Zaffo 07, poi Bunta Knight e subito dietro Iron h 88. Quindi da questo punto di vista nessun cambiamento eh, fondamentale. Vediamo poi sempre qui Patrick 75 e il suo inseguitore TNT Palermo. Sono vicini, ma non abbastanza. Eh. TNT Palermo lì studia, ma non riesce sicuramente a farsi sotto tanto eh, da poter provare un sorpasso. Poi abbiamo Alvin 89 in ottava posizione e con lui c'è Tony Sicura, che è risalito fino alla nona posizione. L'abbiamo lasciato in dodicesima posizione. Lo ritroviamo in nona. Intanto ringrazio Italian Noom che sta utilizzando le Sparks. Se volete, utilizzatele, ragazzi. ragazzi. Se vi viene più comodo che scrivere, così almeno interagiamo un po'. Io. Ne approfitto come sempre per salutare anche chi ci ha raggiunto su, in questo momento su Facebook o su Mixer. Benvenuti a tutti. Ricordo a tutti che se volete lasciare un follow al mio canale Mixer siete i benvenuti perché questo mi permetterà di raggiungere l'obiettivo dei 300 follower. Quindi se non siete ancora mh, eh, dei follower e vi va lasciate un follow al canale così mi date una mano a crescere eh, in questo percorso. Insomma, siamo entrati ufficialmente nell'ultimo quarto perché siamo nel quindicesimo giro, quindi ormai ci siamo e direi che è giunto il momento di godersi il classico giro d'onore con il leader della gara. In questo caso abbiamo filo 666, ci togliamo la mappa, ci togliamo la parte sopra, ci togliamo la mappa, ci mettiamo dal cofano di filo 666 e... Ci godiamo appena lui arriverà sul traguardo, anzi, no, possiamo iniziare già adesso. Ci godiamo un bel giro con la sua visuale, così almeno vediamo bene come si comporta e come viaggia il leader di questa gara 1. Dai, godiamocelo insieme. Vi tolgo anche la mia voce, così vi potete godere anche il rombo del motore. A tra poco. Eccoci qua, siamo tornati, vi siete goduti un giro a bordo, insomma, dal cofano del leader di questa gara, cioè Filo 666. Ora torniamo a commentare e a vedere come andrà a finire la gara. Intanto ci rimettiamo con le visuali esterne e torniamo un attimo a, a vedere cosa è successo in questo giro. Intanto io saluto Mapo DJ che ci, ha, che ci ha raggiunto. Ciao, benvenuto anche a te. Benvenuto con noi, andiamo a vedere un attimo cosa sta succedendo. Ricapitoliamo in prima posizione c'è sempre filo 666, adesso che comincia a avere a che fare con i doppiati. Eh? Vediamo un attimo se questo influenzerà un po' l'andamento la... della gara oppure no. Qui lo spazio per superare senza particolare difficoltà c'è, però vediamo un attimo se. Ok, vedete che i doppiati atti è stato molto molto corretto, si è spostato. In seconda posizione c'è Tennessee 27. In terza c'è Buntuck Knight. Che è riuscito a superare Zaffo 07. Quindi, perché l'abbiamo lasciato. Ma Zaffo non molla. Eccolo qua. Eccolo qua. Infatti, l'abbiamo lasciato in posizione invertita. Intanto, povero Attila si è trovato in mezzo in, questo, in questa battaglia. Vedremo cosa succederà. Però non ha dato più tanto fastidio. Anzi, non ha dato assolutamente fastidio. Perché sono riusciti a passare tutti, senza particolari problemi, i tre coinvolti in questo. Questo piccolo scambio di cortesie, come adoro chiamarli. O li vediamo che passano così sul cavatappi tutti e tre. Tutti molto, molto vicini, tutto molto, molto stretti. Vediamo un attimo se riusciranno a fare qualcosa. Intanto, AeronH88 segue da lontano gli sviluppi di questa. di questo piccolo scontro tra Zaff e Buntack Knight, Buntack Knight che è riuscito a strappare la terza posizione, quindi il terzo gradino del podio, almeno per il momento a Zaffo 07. Zaffo 07 che ricordiamolo, fino a qualche giro fa era il leader della gara, che poi è lentamente scivolato, probabilmente uh, ci sono stati dei problemi o magari semplicemente il consumo delle gomme uh, gli ha impedito di continuare sugli stessi ritmi di prima, però fatto sta che è lentamente scivolato e si ritrova qui, ora è addirittura fuori dal podio. In questo momento poi vedremo cosa succederà, ma per il momento è fuori dal podio. In sesta posizione abbiamo sempre Patrick 75, in settima TNT Palermo, in ottava Alvin che è molto molto vicino a Tony Sicura. Quindi è qui che si insomma si danno battaglia per questa ottava posizione. Dietro di loro poi ci sono Pepper SR, demonix anche qui molto 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 vicini, passiamo a vedere, eccoli qua. Sono vicinissimi, davvero. E combattono per la decima posizione. In questo momento eh, la tiene stretta in mano PepperSR. Ma potrebbe sicuramente cambiare qualcosa. Poi abbiamo Daniele Evans, Benva 88 Fabio Evans, Bazminator, Clio Angelo, il barone Alfi, Attila Zeus. Che è, insomma, il primo dei doppiati che avevamo visto eh, qualche secondo fa, che tutti stavano sfilando i, i primi piloti, sono i primi. Davanti, i piloti che stanno davanti stavano lentamente sfilando, andiamo a vedere. Io rimarrei qui sulla testa della gara perché sono convinto che sia qui il punto fondamentale. Ci sono un po' di doppiati in mezzo, questo sicuramente sparirà un po' le carte. E eh sì, anch'io, come Mapo DJ, sono uno che ama e adora questa pista. È una pista molto bella, sia eh, da spettatori sia da piloti. È una di quelle che quando corro, perché Ebbene, sì, ogni tanto anch'io corro. Non sono qui solo per commentare. Eh, tendenzialmente, eh, prediligo. Prediligo, intanto vediamo che piano piano tutti stanno superando il barone Alfi. Questo momento è il doppiato da superare. E vediamo nel frattempo cosa sta succedendo. Perché abbiamo sempre Buntak Knight, dietro lui c'è Zaffo, poi Aeron H88, Patrick 75. Queste. Le posizioni sono rimaste praticamente invariate. Intanto, siamo all'interno dell'ultimo giro. Siamo. Al, scusate, non dell'ultimo, del penultimo giro. Siamo. A metà del diciannovesimo giro. E davanti c'è Filo 666. Filo 666, che aveva fatto registrare un ottimo tempo in qualifica. Aveva fatto. Per un giro il miglior tempo, poi era stato sopravanzato da Zaffo07, ma era lì, quindi si era capito che poteva essere uno dei protagonisti. In effetti così è stato: è rimasto franco bollato a Zaffo07 dall'inizio fino alla metà della gara. Poi Zaffo07 ha probabilmente mollato un po'. Intanto vediamo che Patrick75 supera, intanto si infila, o tenta di superare TNT Palermo, ce la fa, gli si mette davanti, però TNT Palermo non, non è, sì, TNT Palermo non molla. Non è, ti parlo. Abbiamo le classifiche che stanno un pochino sbarellando. Ah, eh, ok, infatti. è Aeronac 88, perfetto. Mi sembrava strano. Non mi tornavano i nomi. Comunque, diciamo, c'è Aeronac 88 e Patrick 75 che si stanno un po' punzecchiando per questa quinta posizione. Al momento c'è davanti Aeronac 88, però vediamo cosa succede. Davanti com'è la situazione? Vedo in prima posizione, filo 666. Nessuno probabilmente può dargli fastidio. Poi abbiamo. Teletz 27, Buntak Knight e Zaffo. Al momento là davanti non mi sembra ci siano margini per dei sorpassi, quindi io rimarrei qui per controllare cosa succede tra Iron 88 e Patrick 75. È qui che secondo me si andrà un pochino a combattere in questi ultimi giri, poi andremo a vedere anche nelle posizioni mm, più in basso nella classifica come si comportano. Eppure anche qua forse Zaffo non ci sta, eh. Probabilmente Zaffo potrebbe anche tentare di, di fare il guastafest. Cercare di strappare proprio all'ultimo il terzo gradino del podio al nostro caro Buntag Knight. Vedremo, vedremo cosa succederà. Là davanti, invece, mi sembra che non ci siano più eh, i margini per cambi al vertice o passaggi di testimone. Filo 666 probabilmente chiuderà in prima posizione in seconda posizione troveremo Tenet27 e qui, qui vediamo se succede qualcosa Zaffo si avvicina, è minaccioso vediamo se riesce a portare, a portare via la terza posizione a Buntack Knight oppure no, ho paura di no perché eccoli qua, è franco bollato vediamo, eh no, non ce la fa, non ce la fa niente, Buntack Knight parte più veloce là dietro aeronac 88 sembra potersi portare a casa tranquillamente la quinta posizione, eccoli qua che passano sul traguardo, sesto Patrick Andiamo a vedere dietro, andiamo in settima posizione TNT Palermo, poi Alvin 89 in ottava, Tony Sicura in nona, in decima, vediamo arrivare Pepper SR, poi c'è Demonix, Daniele Evans 83, Benvas, NGP Fabio Evans, Vazminator, Clio Angelo, il barone Alfi, Attila Zeus. Questi ultimi devono ancora probabilmente completare un giro, quindi ci sarà un po' da attendere. Nel frattempo noi rimaniamo qui, rimaniamo a bordo, magari andiamo a. Vederci un po' goderci il giro d'onore con il vincitore o presunto tale di questa gara perché dico presunto tale perché, eh, come probabilmente sapete, se ci seguite, se non sapete ve lo dico io sono qui apposta eh, i tempi che noi vediamo in gara in questo momento live non, non tengono conto del Forza Regulation System. Eh, Cos'è il Forza Regulation System? Un sistema automatico ufficiale che eh, gli sviluppatori stanno piano piano integrando eh, nel loro gioco e che praticamente eh, dà delle sanzioni eh, o delle penalità. Per i tagli, in questo momento, soprattutto per i tagli, comunque per chi eh, non ha una, un comportamento corretto in gara, queste sanzioni vengono però sommate ai tempi alla fine della gara. Quindi, noi vedremo i tempi finali quando torneremo nella sala d'attesa eh, e lì vedremo anche le penalità e la classifica che vedremo a schermo terrà conto già di questa penalità. Ricordatevi poi che anche quella classifica è da considerarsi provvisoria, in quanto poi nei prossimi giorni gli organizzatori continueranno ad analizzare le segnalazioni e gli eventuali reclami, andranno a rivedere i replay guarderando la mia live eh, per eh, decidere se ci saranno da attribuire eventuali altre sanzioni ad altri piloti. Quindi che questo potrebbe modificare ulteriormente la classifica. La classifica definitiva delle due gare di stasera è Ovviamente la classifica eh, provvisoria ufficiale verranno pubblicate eh, venerdì sul gruppo Facebook ehm, Time Attack Forza Motorsport. Forza Motorsport Time Attack. Insomma. quello è. Tanto io tornerei. Eccoci qua, che ci sta riportando in automatico in sala d'attesa. Quindi vi rimetto il mio simpatico faccione. Eccoci qua. Ci siamo, ragazzi. Abbiamo concluso gara 1. Quindi. Così finisce gara 1. Andiamo intanto a vedere. Sì, possiamo andare a vedere la gara precedente, così ci facciamo un'idea di quella che è la classifica, ripeto, eh, definitiva della gara. Ma provvisoria per quanto riguarda il campionato, perché poi ci potrebbero essere anche altre variazioni sulle basi delle decisioni che prenderanno gli organizzatori. Comunque, la classifica al momento dice che, primo, è arrivato filo 666, seguito, vedete qua cosa succede da Buntaknight. Knight che sopravanza proprio per via delle penalità Tennis 27, Ironhack 88 e Zaffo 07, quindi abbiamo Bunta Knight in seconda posizione, Tennis 27 in terza, Ironhack 88 in quarta e Zaffo addirittura scivola in quinta posizione in sesta posizione abbiamo Patrick 75 è stato un cambio quindi dovremmo aspettare TNT Palermo in settima posizione Alvin 89 in ottava poi abbiamo Tony Sicuro in nona Demonix in decima, Peppere Sera in undicesima, Daniele Evans 83 in dodicesima poi ben va 88 in tredicesima. NGP Fabio Evans 14, Buzz Minator 15, Cleo Angelo 16, il Barone Alfi 17, Attila 18 e poi Roland Spear e Alfios che sono sospesi, quindi o hanno deciso di ritirarsi o sono crashati comunque non sono arrivati in fondo a questa gara. Quindi questa è la classifica di gara 1. Ricorda tutti che in gara 2 si partirà con le prime 10 posizioni invertite, quindi primo partirà Demonix e in decima posizione partirà Filo 666, tutti gli altri di conseguenza, quindi secondo Tony Sicuro, terzo... Albina 89, quarto tenetti paleano e via discorrendo. Dall'undicesima invece a scendere si manterranno le posizioni, l'ordine di arrivo di questa gara 1. Io intanto mi metto come spettatore altrimenti rischio di finire a gareggiare insieme agli altri che non ne sarei assolutamente all'altezza tanto vedete stanno già cominciando ad organizzarsi, vedete che hanno già modificato il tracciato, siamo passati a Dockenheimring che è il circuito sul quale si disputerà questo, questa gara 2 eh, del sesto round del campionato AGM Sport Touring 2020, 16 giri. Anche in questo caso, non c'è l'obbligo di eh, uno stop ai box. I piloti potranno gestirsi liberamente sulla base delle loro esigenze e decideranno, decideranno in totale autonomia come comportarsi da questo punto di vista. Neanche io approfitto, ci sarà ad aspettare, come ho detto, qualche minuto. Perché eh, gli organizzatori devono sistemare manualmente la griglia di partenza. Perché il sistema Forza Motorsport questa cosa non la fa, e quindi bisogna un pochino organizzarsi. Quindi sono lì che mettono mano. Posizione per posizione e sistemano tutti i piloti sulla base della griglia e di arrivo. Intanto, io approfitto per salutare tutti quelli che ci hanno raggiunto ancora nel frattempo, perché io poi quando seguo la gara mi distrago un po', quindi difficilmente riesco a stare dietro a tutto. Saluto tutti quelli che ci hanno raggiunto su Mixer, su Facebook. Vi ricordo che se volete lasciare un follow al mio canale eh, è il benvenuto, così mi date una mano per arrivare ai 300 follower. Manca davvero tanto, tanto così. E nel frattempo approfitto per riprendere un po' il discorso di prima, non so se Italian Newba è ancora con noi. Se ci sei, faccio un cenno così ti spiego un pochino come funziona il campionato, e spiego un po' a tutti come funziona il campionato. Nel frattempo ne approfitto, scusate, io bevo un po', perché altrimenti non arrivo in fondo a gara 2. Ok, la no, vedo, probabilmente non è più con noi. Va intanto io saluto anche Fiverdon che ci ha raggiunto. Poi se mi è sfuggito qualcuno, ragazzi, chiedo scusa in anticipo, fatemelo sapere. Salutatemi in chat se ci siete, così vi posso anche salutare tranquillamente. Guardo anche se qualcuno ci ha scritto su Facebook. Eh, perfetto, no, al momento sembra, sembra di no. Comunque io vi saluto se siete su Facebook, benvenuti. Se volete venire anche voi su Mixer con noi a chiacchierare, siete i benvenuti. Dicevamo, si passa a gara 2, si va ad Okenheim e questo con questo si concluderà questo sesto round del campionato. Campionato che, come abbiamo detto prima, è composto da 10 round diversi, ogni, ogni round prevede due gare, eh, ogni gara attribuisce dei punti e quindi è un campionato a tutti gli effetti, c'è una classifica e, e c'è tutto un... Um, insomma... Un sistema di assegnazione punti sulla base dell'ordine di arrivo, sulla base di chi si porta a casa al giro veloce, su chi fa registrare la pole position. Insomma, ci sono un po' di sistemi che danno e servono a, ad attribuire un po' di punti. Eh, quali sono le particolarità di questo campionato? L'abbiamo detto: quello che sono state selezionate 20 auto diverse dagli organizzatori, e i piloti che partecipano non possono utilizzare la stessa auto per due volte nel corso del campionato. Quindi Stanno Continuando a cambiare auto, vedrete anche adesso che chi ha corso in gara 1 con un'auto non potrà correre in gara 2 con un'altra. Quindi questo aggiunge un elemento strategico a tutta la, uh, la competizione perché i piloti sono loro a decidere dove utilizzare un'auto, dove utilizzare un'altra, dove magari si sentono più sicuri, dove hanno bisogno magari di avere una macchina un pochino più performante per colmare una lacuna. Insomma. Questo aggiunge un pochino più di strategia e di imprevedibilità alla corsa, quindi, questa è la particolarità del campionato, che è uno dei vari campionati che ci propongono i ragazzi del gruppo, eh, del gruppo Facebook Forza Motorsport AIMATA, gruppo Facebook ovviamente dedicato come si può facilmente intuire dal nome. Eh, dal, al gioco Forza Motorsport e che propone sia campionati di questo tipo quindi strutturati su più competizioni sia eh, gare singole sia contest legati alle livree sia tutto quanto in questo campionato specifico è realizzato ovviamente anche qui chiaramente dal nome lo potete vedere dal logo in alto a sinistra in questo momento magari non si vede benissimo perché è posizionato eh, dove c'è una simpatica aspettate che facciamo così, magari ve lo tolgo un pochino e non vi dà fastidio, vediamo se ce la faccio, lo metto magari di qua, e si vede, bah, sì, oddio, non è tanto meglio, ma vabbè, ci proviamo, ve lo metto un po' sulla destra, così magari lo vedete un po' di più, comunque il campionato è organizzato con la collaborazione degli AGM, che ovviamente sono presenti, in, in forza, in, questi, in questo campionato, ed è una come dicevo, una delle tante attività che viene organizzata dal gruppo Facebook eh, Forza Motorsport ai Quindi, se siete appassionati di giochi di guida, siete appassionati di giochi di, eh, della serie forza motorsport. Non potete, secondo me, non andare a dare uno sguardo al loro gruppo per vedere cosa organizzano e soprattutto la filosofia con la quale organizzano tutte le competizioni, che è una filosofia. Interamente incentrata sul fatto di far, diventi, di far divertire tutti e far gareggiare tutti. Questo vuol, cosa vuol dire? Che non dovete essere dei campioni per poter partecipare, dovete solo avere voglia di giocare, di mettervi in gioco e di rispettare le regole che sono però ovviamente quelle del vivere in maniera civile questo tipo di, di gare e questo tipo di giochi, perché alla fine di quello si tratta. Eh, detto questo, tutte queste eh, competizioni noi le pubblichiamo e le. Eh, condividiamo anche sul gruppo Facebook Xbox Italia, che è un gruppo di appassionati di Xbox, un gruppo con oltre 22.000 utenti. Quindi, anche lì se siete utenti Xbox e vi va di, di venire a, a salutare e a condividere con noi, cercate Xbox Italia, mm, non avrete difficoltà. Trovate una community comunque dove poter discutere, dove potervi divertire in totale tranquillità. Detto questo, io approfitto di questi momenti di calma, come dicevo prima, di questi minuti di tranquillità per, per ricapitolare un po' tutta quella che è la situazione, intanto che gli organizzatori si sistemano e preparano la, la griglia di partenza e, mentre tutti i piloti, come vedete, scelgono le loro auto, sistemano gli assetti, insomma, c'è tanto, tanto, tanto lavoro, eh? perché qui sono tutti bravi, sono tutti professionisti, quindi gente che ci tiene e che a queste cose dà, molta 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 attenzione Io intanto ne approfitto saluto c'è un po di gente anche qua su mixer benvenuti ciao 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 vedo che è tornato anche basminietro piano piano dopo quando finiscono di gareggiare poi vengono di nuovo qui a seguire la live e a darmi supporto e a farmi compagnia saluto anche chi ci sta seguendo su facebook se ci siete lo ripeto datemi una voce fatemi sapere eh, cosa state facendo di bello e cosa ne pensate di questo di questo campionato, eh, io vi ricordo, poi gli appuntamenti sono settimanali quindi settimana prossima saremo nuovamente qui. Eh, quindi, il giorno 18, sempre a partire dalle 22, sempre su questo canale in diretta Facebook su Mixer, in diretta Mixer, scusate, e poi anche su Facebook per la eh, settima serata, quindi il settimo round del campionato GM Sport 1 in 2020. E stavolta si andrà ad Aitona e agli Asmarina. Quindi due circuiti molto 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 particolari. Soprattutto gli Asmarine è un circuito che già solo per il fatto di essere notturna, secondo me, merita. E merita tantissimo. Però quindi, se vi va, se volete stare con noi, non avete nessuna difficoltà. Martedì prossimo, partire dalle 22 siamo qui con i settimo round Però stasera non è finita, eh. siamo soltanto in pausa tra gara 1 e gara 2. Quindi, ancora un attimo, dateci tempo. Intanto, io saluto Sette che è venuto a trovarci, sette dei Lod, quindi Land of Dust. Benvenuto, grazie per essere passato anche tu Land of Dust, ragazzi, se vi piacciono i giochi Spara tutto, soprattutto In prima persona, quindi gli FPS Come dicono gli appassionati PUBG, COD Principalmente questi al momento Credo che non ci sia molto di più Andate a farvi un giro, andate a vedere come giocano e andate a dargli uno sguardo e seguite le loro dirette? Anche loro li trovate su Facebook, li trovate un po' ovunque, li trovate su, sui vari social, li trovate sui vari servizi di streaming. Quindi, se siete interessati, approfittiamone, approfittatene. È qui, segnatevi il nome: lod7 è uno dei lod, poi ce ne sono tanti altri. Quindi, anche lì, se siete appassionati, ogni tanto facciamo anche un po' di pubblicità, non legata a giochi, al giochi insomma, sportivi o, o di corse. E Qui ci divertiamo tutti quanti. Si riparte. Mi dicono che si riparte. Quindi, tutto pronto, io vi tolgo nel frattempo, eccoci qua il mio simpatico faccione. E ci prepariamo a commentare gara 2. Come vedete, la classifica è stata invertita. Quindi, abbiamo in prima posizione Demonix, in seconda, Tony. Sicura, in terza Alvin 89. Poi TNT Palermo, Patrick 75, Zaffo, Aeronac 88, tennis 27, Montak Knight, Filo 666. Per SR, Daniele Evans 83, Benva 88, NGP Fabio Evans, Buzz Minator, Cleo Angelo, il Barone Alfi, Attira, Zeus, Ronalspier 99 e Alfius. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta a dirle tutti, ragazzi, anche con un po' di anticipo. Da che si parte. Eccoci qua, partiti, Demonix davanti, vediamo subito come va a finire. Facciamo una cosa, stavolta ci togliamo la mappa per questi primi giri, così li vediamo. Tony Sicura ha superato subito e si è portato a casa la prima posizione. Noi mettiamoci qui davanti, perché c'è TNT Palermo adesso invece davanti. Facciamo così, mettiamoci le visuali di gioco, cerchiamo di capire come va. Uh, guarda, mamma mia, quanti sono. Buntacnet arriva un po' così, un po' violento. Entra un po' così, Zaffo 07 davanti però ragazzi, Zaffo 07 davanti, in seconda posizione abbiamo TNT Palermo, poi là dietro è successo qualcosa perché mamma mia sono macchine ovunque nell'erba, sono andate un po' per campi e si è creato un pochino una voragine tra i primi due e il resto del gruppo eh, andiamo a vedere là dietro cosa stanno facendo adesso, si stanno riavvicinando ma comunque sono sicuramente ancora abbastanza distanti, qui vediamo... Patrick 75 che litiga con Filo 666, ma non solo con lui. Stanno litigando un po' tutti contro tutti. È una specie di battle royale in questo momento. Sono veramente eh, ai ferri corti. Vediamo cosa succederà. Intanto, io saluto Lord Tsunami 403. Benvenuto, ciao, grazie per essere passato con noi. Vediamo cosa succede. Al momento abbiamo in terza posizione Buntac Knight, TNT Palermo intanto sta cercando di superare Zaffo07 là davanti. Scusate se mi distrago ma voglio andare a vedere cosa succede qua davanti. Eccolo qui, TNT Palermo si è messo davanti, forse riesce anche a chiudere, sì, eh sì. Sì sì, si mette davanti a Zaffo07 e si porta a casa al momento la prima posizione. Complimenti a TNT Palermo per questo sorpasso. Nel frattempo là dietro Buntac Knight è alle prese con Filo666 che è in quarta posizione. Eccolo là, si sì, sì, si vede, quindi stanno cominciando a delinearsi un pochino eh, i piazzamenti di questa gara 2. Vediamo intanto che TNT Palermo inizia a prendere un po' di margine, sembra avere davvero una marcia in più in questo momento, vediamo se riuscirà a mantenere questo ritmo fino alla fine. Intanto Bunta Knight, sempre con queste colorazioni sobrie e dorate, tenta di resistere agli attacchi di filo 666. Non è così semplice effettivamente perché filo 666 ha già fatto capire di essere un, un cliente abbastanza impegnativo da gestire, però Montagnite mi sembra avere le capacità per farlo. Dietro di loro ci sono, cioè Pepper SR che, insomma, guida il gruppone degli inseguitori. In sesta posizione c'è Tony. Sicura, in settima Credo ci sia. Ma no, in questo momento si stanno scambiando le posizioni. Comunque c'è Benva 88 dietro di lui dovrebbe esserci Tenen 27. Intanto Tony Sicura forse tenta un sorpasso ai danni di PepperSR. Bene sì, ci prova almeno. Ma non ce la fa. Che PepperSR comunque gli chiude la porta in faccia. Ma poi va largo, larghissimo. Infatti Tony Sicura si infila con estrema facilità. E gli scippa la quinta posizione. Intanto andiamo indietro a vedere. Andiamo poi. Oh si sì. Questa questa bellissima livrea sobria che non, credo che nessuno di noi avrà difficoltà a riconoscere. Vediamo Patrick 75 in ottava posizione, dietro di lui poi c'è Tennant 27 che però sta un pochino secondo me scivolando lentamente. Qui vediamo poi in decima posizione c'è cioè Aeronac 88, Daniel Evans 83 e Alvin 89. Eccoli qua, tutti in fila. Alvin 89 forse tenta di sopravanzare Daniele Evans 83 all'esterno, però non credo ci sia assolutamente lo spazio per una manovra di questo tipo. Infatti è costretto poi a rimettersi dietro. Ovviamente non c'era davvero possibilità in quel punto. Aeronaco 88 cerca di infilarsi all'interno. Quanto meno si fa vedere. Si prova, si toccano. È costretto quindi un pochino ad allargare la traiettoria Tennet 27. Aeronaco 88 passa. Passa davanti e gli ruba la nona posizione proprio mentre passano sul traguardo. Intanto anche Daniele Evans tenta di approfittarne, ma non ci riesce. Non ci riesce. E anche Giammen, Alvin 89, prova ad infilarsi. Ce la fanno alla fine. Daniele Evans riesce ad arrivare in decima posizione, poi ne approfitta. Fra tutti, Alvin 89, poi vanno lunghi e finiscono tutti quanti fuori. Ed ecco che arriva Attila Zeus da dietro che cerca di approfittare di questa situazione. Per recuperare qualche piccola posizione, non è che è riuscito proprio a fare tanto, ma qualcosina ha portato a casa. Infatti, si ritrova in dodicesima posizione. Io intanto, vi rimetto la mappa così cerchiamo di capire come si stanno muovendo sul tracciato i vari piloti e ripercorro con voi l'intera classifica. Davanti abbiamo TNT Palermo. Intanto, recuperati, la Zeus viene sopravanzato così da. Da Tenetz 27 e quindi si ritrova in tredicesima posizione nuovamente. Vediamo, vediamo se riuscirà a rispondergli oppure no. Al momento sembra non essere nelle condizioni per poterlo fare. E anzi deve subito difendersi dall'attacco di Ronan Spear 999 che lo insidia da vicino. Molto molto da vicino. Vediamo cosa riuscirà a fare. Nel frattempo io volevo. Ripeto, ripercorrere un po' la, e ricapitolare la classifica. Abbiamo in prima posizione TNT Palermo, poi Zaffo, Buntak Knight e Filo666. Siamo qui perché secondo me Zaffo è riuscito a fare qualche sorpasso e a portarsi in seconda posizione. Mettendosi dietro Buntak Knight, Filo666 e Tony Sicura. Eh, un bel terzetto da tenere a bada, eh? Decisamente un bel terzetto da tenere a bada. Perché sono davvero due piloti che non hanno voglia di... Mollare e poi Tony sicura che zitto zitto quando c'è da farsi vedere si butta sempre dentro quindi vediamo infatti Eccolo qua Buntagnite subito Tenta di recuperare la posizione non ce la fa è costretto a rimettersi dietro ma poi si appoggia ovviamente Non è sicuramente eh, La gentilezza sicuramente non è una delle loro caratteristiche principali come potete vedere non se le mandano mai a dire Tanto Buntagnite riesce a mettersi davanti A Zaffo 07 e quindi si ritrova in seconda posizione. Vediamo se Zaffo tenterà subito il contrattacco oppure no. Sicuramente sceglie di frenare molto forte, si riporta sotto per un attimo, secondo me, anche pensato al sorpasso. Poi effettivamente ha capito che non c'era lo spazio. E si è rimesso dietro. Tanto invece filo 666 non riesce a stare a contatto, rimane quindi in quarta posizione seguito da Tony Sicuro. Eccolo qua, detto, fatto. Filo 666 stacca fortissimo e si ritrova franco bollato agli scarichi di Zaffo07. Ora vediamo cosa succede, io mi sposto con filo 666 per capire cosa sta combinando. Quelli qua, Tanto, i piloti stanno per completare anche questo quarto giro. Vediamo se qui è una sezione un pochino più lenta, un pochino più guidata. Quindi è un po' più difficile trovare spazi. Vedete anche la pista è stretta. Ecco che, come dicevo, Tony si cura che sta lì zitto zitto, ma quando c'è da approfittarne si infila sempre e non le manda neanche lui. un lo può dire agli altri. Eh. Si butta dentro, si prende le posizioni e va, va tranquillo. Si ritrova quello qui in quarta posizione. Ai danni del povero filo 666 che invece scivola miseramente in quinta posizione. Però state tranquilli, non è finita. Infatti lo vedete già qui, è già pronto nuovamente filo 666 per dare del filo da torcere a Tony Sicura e per metterlo in difficoltà. Vedremo se ci riuscirà già in fondo qui e eh sì, 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 ci prova, stacca forte, stacca forse un pochino tardi, infatti va a sbattere contro lo Zaffo 07, perde la posizione che aveva guadagnato, la deve cedere nuovamente a Tony Sicura, eh, però ci ha provato, evidentemente sì, ci ha provato e come dargli torto? Come come da torto, eccoli qua, continuano Intanto siamo nel quinto giro. Questi tre stanno dando veramente spettacolo. Mentre davanti, le posizioni sono un po'. E che... eh, ne approfitta. Anche Benfa 07. Poi Toni Sicura va largo. Quindi Zaffo 07 si ritrova miracolato. In terza posizione. Così. Dietro di lui c'è Tony Sicura. Benfa sottotitolo. Che è arrivato da dietro e ha scippato la quinta posizione al buon filo 666. Che piano piano sta purtroppo perdendo dei, eh, delle posizioni. Nel frattempo Benva 88 sta dando fastidio a Tony Sicura. e eh, sta cercando di rubargli la quarta posizione così. Vediamo se è a bordo con lui per capire come intende fare e cosa vuole fare bene. Eccolo qua che va proprio a sfruttare tutto il cordone in uscita. Vediamo. Tanto filo 666 gli fa capire che. Non avrà vita facile in questa eh, parte della classifica, in questa posizione. Ma mi sembra che il buon benva 88 abbia ben chiara la situazione, eh. credo abbia capito. Eh, chiaramente quali sono le regole del gioco in questo momento quali sono eh, le qualità che bisogna avere per rimanere qui. Nel frattempo, vediamo che anche Patrick 75 sta approfittando della confusione per farsi sotto. Filo 666. Sf sfila! Clamorosamente sulla fiancata di Benva 88, veramente. Gli stava per strappare lo specchietto. E nel frattempo, eccolo qui, lo vedete, lo riconoscete. Dalla livrea Patrick 75 va lunghissimo. Benva 88 va veramente lunghissimo. Rischia anche di portarsi fuori qualcuno. E un pochino lo porta fuori, perché porta con sé il povero filo 666. Che si ritrova nel punto sbagliato. Fisce per essere fuori? Ecco che scivola in settima posizione, Benvas. Nel frattempo, Patrick 75. Zitto zitto con la sua livrea sobria, si ritrova in quinta posizione e mette nel mirino Zaffo 07, zaffo 07 che si è incollato agli scarichi di Tony, sicura. Cioè proprio non lo molla. Il ciclo che sta lì. Non riesce a superarlo, ma non lo molla. Nella retrovia, cosa sta succedendo? Abbiamo Pepper SR in ottava posizione. Eccolo qui. Dietro di lui c'è Iron H. 88, poi abbiamo Alvin 89 che corre solitario in decima posizione. In undicesima, Daniele Evans. Dodicesima, Tennence che è scivolato piano piano fino in undicesima posizione. Poi Cleo Angelo. Demonix, demonix è probabilmente è le prese con NGP Fabio Evans, ma niente di interessante. Sedicesima posizione per Bazvinetto. 17esima per Ronald Spear. 18esima per il Barone Alfi. 19esima. Per Attila Zeus e ventesima per Alfios, torniamo nella parte alta a dominare. E qui in prima posizione c'è sempre TNT Palermo. Eh, che si è portato a casa la prima posizione qualche giro fa e adesso la difende, anzi, l'ha già difesa perché ha messo eh, tra sé gli inseguitori un bel po' di spazio. Come vedete, eccoli là. Li vediamo molto, molto lontani. Sicuramente non potranno pensare di impenserire più di tanto TNT Palermo da quella posizione Non so se qualcuno riuscirà a recuperare da qui alla fine Perché stiamo quasi per raggiungere la metà di questa gara 2 Tanto andiamo a vedere Buntak Knight è in seconda posizione Dietro di lui c'è Tony Sicura E poi più staccato ritroviamo Patrick75 e tutti gli inseguitori Quindi Zaffo07, Filo666, Benvas IronHack 88, Pepper SR e Albin 89. Sono loro in questo momento che compongono il gruppo degli inseguitori e sono loro che probabilmente si daranno battaglie per scalare per quanto possibile la classifica. Nel frattempo, ricordo sempre e saluto tutti quelli che ci stanno seguendo su Mixer e su Facebook. Benvenuti, grazie per essere stati con noi. Grazie per essere qui stasera. Salutatemi in chat se vi va. Nel frattempo. Noi andiamo a vedere cosa sta succedendo qua in mezzo al gruppone sono tutti, tutti molto vicini, non ci sono tentativi di sorpasso. È una fase un pochino di, eh, di fiacca della gara, perché tutti i piloti si stanno probabilmente un pochino riposando dopo le fatiche dei primi giri, eh, in attesa di poter dare il loro meglio nell'ultima parte della gara, quindi che potremmo Praticamente pensare di andarci a approfittare di questo momento di calma per andarci a godere il classico giro con il leader della gara. Andiamo quindi a bordo con il buon TNT Palermo. Vi metto la visuale dal cofano, togliamo mappe, togliamo tutto quello che c'è a schermo e ci godiamo un giro soltanto con lui. Buona visione! Eccole qui che stanno ripassando, insomma, è appena ripassato sul traguardo, quindi io riprendo un pochino la, la linea. Intanto saluto subito Italia Noom che ci saluta. Lui va a dormire, grazie per essere stato con noi. Ricordati poi di andare a vedere i risultati e la classifica definitiva anche sul, sul gruppo, così da rimanere aggiornato. Nel frattempo, noi continuiamo, andiamo a vedere se è cambiato qualcosa. Allora, in prima posizione cambiamo anche la visuale così non vi viene il mal di mare. In prima posizione abbiamo sempre di Palermo che ha un, un ottimo vantaggio sugli inseguitori. In seconda posizione abbiamo in questo momento Bunta Knight, seguito da Patrick 75. E subito dietro, in quarta posizione, abbiamo Tony Sicura. Sono abbastanza vicini, ma non. Così tanto da potersi dare fastidio l'uno con l'altro. Almeno, almeno per il momento, in alto, però va molto lungo. Buntu va lunghissimo. Infatti, Patrick 75 quasi ne approfitta, dico quasi, perché non è riuscito a completare il sorpasso. Quindi a mettere la sua vettura davanti a quella di Buntu Knight. E quindi niente è cambiato, Bunt è sempre in seconda posizione, poi c'è Patrick 75 dietro, Tony, sicura. Quinta posizione abbiamo Filo 666 che è scivolato indietro, però ora guida la carica del gruppo degli inseguitori. Qui dalla quinta posizione, dietro di lui ci sono Bemba 88, Iron h 88 quindi questa è anche una disputa d'età a questo punto. Zaffo 07 e Alvin 89. Qui siamo a bordo con Alvin 89, intanto è quello di Zaffo vicinissimo a. Iron H e a Bemba 88. Sono sicuro che lui ne voglia approfittare. Nel frattempo, Pepper SR tenta di rubare la nona posizione ad Alvin. In modo anche un pochino, se possiamo dire vigoroso, però niente da fare. Insomma, Alvin ha resistito, non ha, non ha perso la calma, non ha perso il controllo ed è riuscito a rientrare nella stessa posizione di prima. Qui si sono praticamente incollati l'uno all'altra. Montagnite, eh. Patrick 75 e Tony sicura se li guardate su una mappa, sono praticamente un puntino unico. Da quanto sono vicini, da quanto si stanno eh, dando fastidio, sia fisicamente che psicologicamente, l'uno con l'altro. Vedremo poi se questa cosa alla fine eh, darà vantaggio a uno in particolare oppure se... Non cambierà nulla o addirittura se li penalizzerà. Eh. Al momento non hanno inseguitori vicini, quindi possono un pochino anche mm, stare più tranquilli, ma non è detto che le cose non possano cambiare da qui alla fine. In quinta posizione, poi abbiamo sempre filo 666 che guida la carica degli inseguitori ed è ormai rimasto praticamente da solo, perché poi il sesto, che era un H88, è davvero lontano e poi tutti gli altri dietro di lui. Tutti tutti molto molto vicini, tutti molto tra eh, virgolette anche mm, arroccati nelle loro posizioni perché sembra che solo in pochi vogliono rischiare in questa fase, probabilmente c'è anche un pochino più di stanchezza, l'ora sta diventando tarda, quindi Capisco anche, vedremo poi cosa succede nella seconda parte. Intanto, io saluto James the Lobster. Benvenuto, ciao! Torniamo a verificare cosa sta succedendo in diretta. Nella prima posizione non è cambiato praticamente nulla. Dicevamo abbiamo sempre davanti i Palermo, seguito da Bunta Knight e Patrick 75. E sono convinto che loro si daranno battaglia fino all'ultimo giro perché, eccoli qua nuovamente, Patrick 75 che cerca di mettersi davanti a Bunta Knight. Volta ci riesce, vediamo se eh, riuscirà anche a difendere la posizione oppure no. Stavolta, sai che forse sì, e in effetti è davanti. E Buntac Knight ora deve pensare a un altro avversario che è Tony. Sicura che gli passa davanti così in tranquillità, vedremo poi se riuscirà a mantenere questa posizione fino alla fine oppure no. Ma al momento è lì, vedremo cosa succede in fondo al rettilineo. Nel frattempo Patrick75 è riuscito a passare avanti Knight prova il tutto per tutto Ma va lunghissimo Ha staccato davvero 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 troppo tardi Ed ecco che infatti Patrick75 torna in sicura Lo distanziano Davvero ha frenato Troppo 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 tardi Siamo ora in compagnia di Zaffo 07. Zaffo 07 che occupa l'ottava posizione, quindi è nel mezzo del gruppone degli inseguitori principali. È proprio al centro di questo gruppone. Gruppone che vede Bembas 88, Aeronac 88, Zaffo, Alvin, Pepper e Serra Sono questi cinque piloti. So che Alvin 89 tenta di approfittare, di passare davanti a Zaffo 07. Ce la fa. Vediamo se Zaffo tenta di contrattaccare subito. Se accetta. Passivamente questo gesto? Oppure no, lo scopriremo tra breve. Intanto, io saluto anche West Bibli. Benvenuto benvenuto, welcome. Ma preferite Internazionali. abbracciamo tutti, inclusivi sempre, ricordatevelo, Staffo 07. Non ce la fa, non riesce proprio a tenere il passo degli avversari. Infatti, Alvin 89 via davanti, ma lui non riesce a raggiungerlo. Proprio niente da fare. Per fortuna ha distanziato un po' per PSR, ma più di questo, niente di che. Andiamo a vedere se è cambiato qualcosa nelle retrovio Se c'è qualche situazione particolare. Abbiamo sempre Daniele Evans 83 alle prese con Tenet 27, ma anche qui, come vedete, non sono abbastanza vicini. Poi abbiamo Cleo Angelo, Demonix Ronald Spear, il Barone Alfi e NGP Fabio Evans. loro sono molto vicini, infatti, eccolo qua: vediamo il Barone Alfi che tenta un sorpasso così. Prima di passare eh, sul traguardo, nulla di fatto, comunque ci ha provato. Magari pensava che NGP Fabio Evans non se lo aspettasse, però alla fine ha risposto molto molto bene, quindi nulla di fatto. Abbiamo poi Basminator, Attila e Alphios. Queste sono le posizioni, insomma, sono i piloti che chiudono la classifica. Ricordo che siamo praticamente entrati nell'ultimo quarto di gara, siamo al dodicesimo giro di 16, ma ormai il dodicesimo giro è praticamente concluso, quindi siamo ufficialmente entrati nell'ultimo quarto di gara. Mancano solo a questo punto quattro giri alla fine, e poi scopriremo chi si porta a casa: eh, umala, il primo gradino del podio di questa gara 2. Al momento, davanti c'è TNT Palermo che ha un discreto margine. A vederlo insieme sugli inseguitori, come vedete, non c'è nessuno dietro di lui. Sono molto, molto lontani. Mentre dietro di lui ci sono Patrick 75 e Tony Sicura, che al contrario sono molto, molto, molto vicini. Ora, bisognerà capire se Tony Sicura si accontenterà di questa terza posizione oppure no. Vedremo lo scopriremo a breve. Pertanto, sono convinto che. Da qui ai prossimi giri, sicuramente tutti i piloti faranno le loro, le loro mosse. In quarta posizione c'è sempre Bunta Knight, in quinta Filo 666, in sesta Bembas, in settimo Iron H, in ottava Alvin 89, in nona Zaffo e in decima Peppereser. Queste sono le prime dieci posizioni di gara 2. Vi Ricordo che siamo, siete appassionati, lo riconoscete, guardate in basso a sinistra: siamo sul circuito di Ockenheimring, circuito completo GP. E si tratta della gara 2 del sesto round del campionato agm Sport Touring 2020. Io approfitto anche qui di questo momento di calma. Saluto, saluto chi ci sta raggiungendo su Mixer. Ciao, Ciclette 5675, benvenuto. Ciao a tutti quelli che ci stanno guardando su Facebook. Su gruppo Forza Motorsport Time Attack, sul gruppo Facebook Xbox Italia, insomma se ci siete fatemelo sapere, scrivete un commento così io vi posso rispondere. Eccoci qua nuovamente a seguire da vicino la gara, intanto nelle prime posizioni stanno concludendo ufficialmente questo, questo tredicesimo giro, quindi ormai mancano soltanto tre giri alla conclusione, quindi siamo nelle fasi finali della gara. Ricapitoliamo, in prima posizione c'è TNT Palermo, in seconda TNT, eh, scusate, Patrick 75 e in terza Tony Sicura. Questi due sono generalmente abbastanza vicini, ma non abbastanza da potersi dare fastidio, almeno non per il momento. Vedremo se poi succederà qualcosa. Gli altri di loro ci sono sempre Bunta Knight e Filo 666, li andiamo a vedere da vicino. Filo 666 che è in quinta posizione adesso e... Potrebbe anche tentare un attacco a Bunta Knight per shippargli la quarta posizione. Staremo a vedere. Dietro di loro ci sono Benvas 88, Aeronac 88, Alvin 89. Anche qui, come vedete, le distanze sono importanti. Difficile eh, sferrare un attacco o tentare un sorpasso in queste condizioni. Intanto io saluto Mauricia 2823. Ciao, benvenuto, benvenuto, benvenuta. Come preferisci, welcome. Ci piace essere internazionali. Oh, scusate, per un momento, abbiamo, vi ho rimesso per un secondo. Non è la mia intenzione, piccolo impiccio tecnico. Vi ho rimesso il mio faccione che vi dà fastidio. Ma magari, vatete, posso anche provare a lasciarvelo. Facciamo così: chiudiamo questa ultima parte di gara. Vi tolgo il logo. Però vi lascio il mio faccione. Vediamo se vi dà fastidio. Vediamo, mi metto qua nell'angolo e cerco di commentarvela così in diretta intanto questi ultimi due giri. Siamo sempre con alvin 89 che occupa l'ottava posizione. Andiamo a vedere dove ci sono delle possibilità di vedere dei sorpassi. Abbiamo in seconda posizione Patrick 75, inseguito. A ruota da Tony Sicura. Tony sicura che non disdegnerebbe, secondo me, di risalire in classifica. Ma al momento non ce la fa proprio. Non riesce proprio ad avvicinarsi. Dietro di lui ci sono Punta Knight e filo 666. Qui davvero, quello qua, filo 666 è incollato a Buntac Knight. stanno iniziando il penultimo giro sono convinto che tenterà un sorpasso infatti si appoggia a Buntac Knight, va un pochino largo è costretto ad andare un po' largo e... e riesce a recuperare un pochino di margine sul suo inseguitore ma sono convinto che la bagarre sia soltanto rimandata eh, perché a breve filo 666 darà nuovamente il filo da torcere a Knight. dietro di loro abbiamo Benvas che è solitario e poi ci sono Alvin 89 e Ronac 88. Alvin 89 e Ronac 88, quelli qua che si stanno dando battaglia già da qualche giro e che non sembrano avere intenzione di smettere da qui alla fine della gara. Ripeto, mancano due giri alla fine della gara, quindi o adesso o mai più come si suol dire in questi casi. Vediamo se Alvin 89 troverà uno spazio oppure no. Mi ha dato un prurito al naso in questo momento incredibile. Dietro di loro ci sono Zaffo e PepperSr. Quindi andiamo a vedere Zaffo 07 e PepperSr. Al momento Zaffo è in decima posizione e PepperSr è davanti a lui. Vediamo se riuscirà a recuperare qualcosa oppure no. A tempo PepperSr tenta di difendersi da Zaffo. A loro spalle poi abbiamo Tennants 27, Daniele Evans 83, Cleo Angelo, Ronalph 99, Demonix, il barone Alfi. NGP Fabio Emas, Buzz Minator, Alpheus e Attila Zeus, Queste le ultime posizioni. Ma noi torniamo sulla testa della gara, anzi, su, con precisione, con la seconda posizione. Abbiamo sempre Patrick 75 che tiene, alla, tiene a bada, tiene a distanza, a toni sicura. Mentre filo 666 ha superato Buntak Knight e si è preso la quarta posizione. Ora. Sicuramente non può sperare di arrivare alla terza posizione, ma già questo è un bellissimo passo in avanti. Sicuramente gli permetterà di portarsi a casa più punti. Quindi anche da questo punto di vista non mi sembra che ci siano gli estremi per dei sorpassi. Forse sì, vedremo se Bunta Knight... Eccolo che Filo 666 sbaglia un po', arriva a bloccare le ruote. Quindi Bunta si rifà nuovamente sotto. Niente, ho parlato troppo presto. È evidente che ci siano ancora i margini per un attacco. Andiamo, andiamo a vedere, seguiamolo insieme. Tanto davanti i giochi sembrano abbastanza eh, chiusi. Mentre qui c'è ancora tutto lo spazio per un po' di spettacolo. Infatti, vediamo che filo 666 resiste, frena molto, ma poi va largo in uscita. Non riesce a tenere la corda della curva, ecco che va fuori. E Punta Clancy ne approfitta. Si riprende la quarta posizione. Quando mancano ormai davvero una manciata di curve alla fine di questa gara 2, mancano veramente pochi più di 4-5 curve. Quindi lì vedremo vedremo cosa riusciranno a dirsi. E nel frattempo si è rifatto sotto anche Benva 88. Stai a vedere che non prova a piazzare la zampata. Intanto, Fio 666 approfitta dell'incertezza di Buntak Knight e si riprende per un attimo la quarta posizione. Ora vedremo cosa succederà. Eccolo qua, Fio 666. Sono praticamente appaiati. Eh. Praticamente appaiati. Siamo sempre qui, E eccolo qui, no, Benva 88 entra davvero, davvero forte, caspita no, fa sbandare Bunt Knight e probabilmente gli toglie qualunque possibilità di recuperare una posizione, perché troppo, troppo distacco. Troppo, troppo irruento, Benva 88, infatti qui vediamo che davanti Buntak Knight va, scusate, Filo 666 va a chiudere, quindi abbiamo Tieniti Palermo, Tony Sicura. Patrick 75, Filo 666, Buntag Knight, Benva 88, Iron H88, Alvin 89. Poi dietro abbiamo Pepper SR, Zaffo 07. Quindi Zaffo chiude in decima posizione, non riesce a sopravvanzare Pepper SR e ci prova all'ultimo, ma non ce la fa Pepper SR, rallenta anche un po'. Dietro di loro ci sono terence 27, Daniele Evans 83, poi Ronald Spear 99 e Clio Angelo. Vediamoli qua... Rispettivamente in quattordicesima e tredicesima posizione, Cluangelo che va a chiudere in tredicesima posizione, poi vediamo Demonix in quindicesima, NGP Fabio Evans in sedicesima, Barone Alfi in diciassettesima, Baz in diciottesima, Alpheus in diciannovesima e Attila Zeus in ventesima. Adesso attendiamo che più o meno tutti passino sul traguardo, intanto ci spostiamo su. Chi ha vinto la gara, ovvero TNT Palermo, torniamo qui, facciamoci il giro d'onore con lui mentre aspettiamo che tutti taglino il traguardo. Come dicevamo prima, quella che abbiamo visto adesso è una classifica provvisoria che potrebbe anche eh, cambiare nel momento in cui eh, ci. Eh, ci siano delle penalità assegnate dal Forza Regulation System, lo scopriremo adesso quando torneremo in sala d'attesa e tutti i piloti avranno concluso la gara avremo eh, la classifica che tiene conto anche di eventuali penalità attribuite dal Forza Regulation System si tratta sempre di una classifica provvisoria, ve lo ricordo perché, perché tutti questi risultati saranno poi suscettibili di modifiche in quanto nei prossimi giorni gli organizzatori potranno eventualmente, andando ad analizzare reclami, replay, tutte quelle che saranno le segnalazioni, decidere di assegnare delle altre eh, penalità. Eccoli qua, che torniamo in sala d'attesa, quindi io intanto vi rimetto il logo, almeno. ciò cioè, di assegnare delle penalità e quindi a quel punto ci potrebbero essere anche delle variazioni importanti in classifica. Ma noi andiamo a vedere quella che è la classifica dell'evento. Tanto io mi metto come... Così, giusto per... come mm. Eh, spettatore per non dare fastidio nel caso volessero continuare a gareggiare, abbiamo Tieniti Palermo in prima posizione: qui non avevo dubbi. Poi abbiamo Tony Sicura, Patrick 75. Ed ecco che qui le penalità fanno la differenza perché vedete che Patrick 75 shh, si ritrova in terza posizione. Poi Buntagnite, Filo 666, Aeronac 88, Bembas 88, Alvin 89, Pe Pepper SR, Zaffo 07, Daniele Evans 83, Tenens 27. Poi abbiamo Rona Spear 99, Clio Angelo, Demonix, NGP Fabio Evans, il barone Alfi, Buzz Miniator, Alfios e Attila Zeus. Questa è la classifica eh, di questa gara 2, classifica che, ripeto, va considerata comunque ancora provvisoria in quanto ci potrebbero essere eh, delle variazioni, eh, dato che gli organizzatori potrebbero decidere di assegnare delle penalità nei prossimi giorni. Quindi risultati, intanto io esco dalla stanza e lascio che... Loro continuino a gareggiare per gli affari loro. Dicevo, ehm, tutte le classifiche ufficiali definitive, quindi, le classifiche delle due gare di stasera e eh, la classifica generale del campionato ufficiali, verranno pubblicate eh, alla, fine, alla fine di questa settimana, generalmente di venerdì, sul gruppo Facebook eh, che organizza questi eventi, che vi ricordo essere il gruppo Facebook forza Motorsport time attack eh, quindi se eh, siete interessati a sapere i risultati non dimenticatevi di seguire di entrare nel gruppo quindi andare a vedere venerdì eh, tutti questi risultati ovviamente contribuiranno alla classifica finale che eh, di volta in volta ci porterà a quella che sarà quella finale di questo campionato in questo eh, agm sport touring 2020 organizzato dal gruppo forza Motorsport time attack in collaborazione con i ragazzi di agm io Ragazzi direi che ci siamo detti praticamente tutti vi faccio semplicemente un piccolo piccolissimo eh, recap di quello che sarà la prossima settimana come sapete questa era la sesta tappa quindi questo era il sesto round e mancano ancora quattro. settimana prossima sempre di martedì quindi martedì 18 a partire dalle ore 22 su questo canale e su facebook saremo qui per commentare il nuovo round, il nuovo round ci spostiamo a Daitona col triplo ovale e agli Asmarina nella modalità GP, e ripeto, questa secondo me è una gara da vedere perché è spettacolare, è in notturna, quindi già solo per quello che, è, quello che riguarda lo spettacolo visivo merita. Detto questo, quindi l'appuntamento è come sempre per la prossima settimana. Io vi ricordo di seguire il gruppo Facebook Forza Mortosporta e Matek, il gruppo Facebook Xbox Italia, che sono i due gruppi dove vengono condivisi principalmente questo gruppo. Vi ricordo che se eh, non l'avete ancora fatto, potete lasciare un follow al mio canale. Quindi, diventare follower del canale, darmi una mano, arrivare ai 300 follower. Per tutto il resto, ragazzi, vi lascio. Vi lascio continuare a eh, giocare, a gareggiare e a divertirvi. Vi auguro una buona serata. Vi ringrazio nuovamente per essere stati con me. E come al solito, ci vediamo qui la prossima settimana, eh, sempre per un nuovo run del campionato AGM Sportorini 2020. Grazie ancora per essere stati con noi. Ciao, ciao e alla prossima.